Certamente uno degli eventi capaci di attirare un largo flusso di persone a Città di Castello, studenti in particolare, con le loro famiglie ed insegnanti. È il concorso musicale nazionale Zangarelli che per la sua 19ª edizione torna a Città di Castello dal 3 al 5 maggio prossimi. Promosso dalla scuola media Alighieri Pascoli, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e ai licei musicali. È stato presentato dalla professoressa Monica Gaillardi, vicepreside della scuola, insieme al direttore artistico Marcello Marini, quello organizzativo Leonora Baldelli ed il comitato organizzatore Stefano Susini. A fare gli onori di casa l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Bacchetta e dall'assessore alle politiche scolastiche Rossella Cestini. 33 le scuole che partecipano quest'anno provenienti da tutta Italia per un totale di circa 1000 studenti. Ingresso libero per tutti gli eventi in cartellone, quota di partecipazione ridotta del 50% a tutti quegli istituti scolastici che provengono da Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo colpiti dal sisma. Quanto al programma, si comincia nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio con i licei musicali alle ore 21:15 alla Sala degli Specchi del Circolo Tifernate, Jazz Concerto con Enrico Zanisi Trio. Giovedì 4 maggio esibizioni nell'arco della giornata delle scuole, mentre alle 21:15 a San Francesco concerto dell'Orchestra del Liceo Musicale Galizia di Nocera Inferiore. Si chiude venerdì 5 maggio alle ore 18 a San Francesco con il concerto della Junior Piano Band, del coro e dell'orchestra della scuola Alighieri Pascoli, insieme all'orchestra della Scuola Comunale di Musica. A seguire le premiazioni. I numeri sono veramente alti, 33 scuole partecipanti per un migliaio di allievi presenti nella 3 giorni della manifestazione, quest'anno giunta alla 19ª edizione. La novità quest'anno è l'apertura alle prove di concorso per gli allievi dei licei musicali che si esibiranno nella giornata del 3 in categorie solistiche di musica da camera e anche cori e orchestre. A seguire, come da tradizione oramai, gli allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale con tutte le varianti possibili di gruppi, dai solisti fino ai gruppi più o meno numerosi, orchestre e cori. Abbiamo un bel concerto d'apertura la sera di mercoledì 3 maggio alle ore 21:15 nella Sala del Circolo Tifernate con un trio jazz di eccezione, l'Enrico Zanisi Trio, e anche a seguire il giorno dopo un concerto, cioè giovedì sera, nella chiesa di San Francesco di un'orchestra di un liceo di Nocera Inferiore. Grandi numeri, come dicevamo, e soprattutto grande partecipazione da parte degli studenti, degli insegnanti, di tutto il personale della scuola Alighieri Pascoli di Città di Castello, che anche in questa edizione hanno dimostrato veramente che si possono fare delle cose straordinarie, eccellenti, che vanno poi al di là dei propri compiti orari di lavoro. Certamente anche quest'anno Città di Castello si dimostra essere la città della musica, dove la musica insomma non si ascolta soltanto, ma si cerca anche di imparare, diciamo, in qualche modo. Quindi la scuola musicale nostra, la Dante Alighieri di Città di Castello, con il suo concorso anche quest'anno porta a livello di conoscenza, a livello nazionale, quindi la nostra città, attraverso i propri studenti che porta qui a Città di Castello. Dunque, noi abbiamo un collegamento importante con la scuola di musica, l'abbiamo detto altre volte, di la scuola di musica comunale insieme alla scuola media Dante Alighieri, con cui collaboriamo proprio per portare a una migliore qualità per i ragazzi che vogliono proseguire nello studio della musica, anche attraverso questa convenzione che noi abbiamo con il Conservatorio di Perugia, che permette quindi a chi si vuol divertire si diverte, ma chi è che vuol fare attività di qualità la fa in maniera seria, insomma.